Alessandro Maggi, Rovigo in diretta. Siamo qua a questa straordinaria festa a Portoviro del 10 anni Delta Volley e siamo col presidentissimo. Come va? Soddisfazioni? Tanta soddisfazione, soprattutto nel vedere tanta gente, vedere tutti gli amici, i sostenitori che ci hanno seguito in questi 10 anni meravigliosi, ricchi di sicuramente molte preoccupazioni, ma altrettante soddisfazioni. E insomma è bello trovarsi qua questa sera dopo 10 anni e festeggiare, perché specialmente dopo 2 anni di pandemia dove tutti quanti siamo stati segregati, stasera voglio dire è una festa. Portare agli onori della cronaca nazionale una squadra del Polesine è un grande onore. Io da polesano la ringrazio molto. Ma è un grande onore, ma anche un grande onere, perché raggiungere la cima tante volte, voglio dire, si fa presto, no? E poi bisogna mantenerla questa cima, e penso che questa sia la nostra missione di questi anni e degli anni a venire: mantenere le posizioni, che è la cosa più importante, è più difficile. Ecco, lei ha spesso sottolineato, abbiamo dei giocatori fuori il campo che sono i nostri supporter, avete assolutamente, tante persone che vi assolutamente. Seguono, i vostri sponsor giustamente che vi seguono perché date anche dei risultati. Assolutamente. Però sappiamo che c'è un bel progetto per ampliare anche la tribuna, visto che siete obbligati a farlo. Sì, c'è questa è un'obbligatorietà data dalla Lega, perché l'anno scorso abbiamo avuto la deroga come neopromossa. Quest'anno, 9 di ottobre, dobbiamo essere pronti con questa nuova tribuna. Ci stiamo lavorando insieme all'amministrazione comunale, che fortunatamente ci supporta, e devo dire con molto piacere, con molto entusiasmo. E quindi stiamo lavorando. Prendo un luogo comune della società Autostrade che dice: stiamo lavorando per voi, ecco. Grande presidente, adesso noi seguiamo la giornata. 10 anni, fra 10 anni siamo ancora qua a festeggiare. Che lo spero viva. La 1 sarà difficile, bisognerà. Non si sa mai, perché però voglio dire, quello sì sarebbe un grande sogno, non solo per la. Per Portoviro, ma penso anche per la provincia di Rovigo. Con il sindaco Valeria Mantovana, allora, lei si è insediata da 2 mesi e ha questo onore e impegno di presiedere 10 anni di Delta Volley. Quanto è importante per il paese, la città di Portoviro, questa squadra, questa compagine sportiva? Per noi la Delta Volley è assolutamente un'eccellenza ed è importante perché ha contribuito a far conoscere la nostra città in giro per il mondo. Naturalmente tutto questo non sarebbe stato possibile se non avesse avuto delle persone che ci hanno creduto sin dall'inizio, quindi oltre al presidente e a tutto lo staff tecnico bisogna anche fare un plauso agli sponsor e ai fedelissimi, ai tifosi, che devo dire abbiamo una tifoseria che penso sia invidiata anche da altre squadre, quindi è assolutamente un'eccellenza da supportare, così come tutte le altre associazioni che sono in qualche modo meritevoli di supporto e tutela da parte dell'amministrazione. Ho parlato con il presidente veronese, ho detto: la caratteristica di Portoviro è pensare in grande. Come mai? A rispetto, come riuscite? Diciamo che non facciamo fatica a pensare in grande, perché Portoviro, io l'ho sempre detto, è una città che ha un enorme potenziale e ha solo bisogno di gente che ci creda. E anche noi abbiamo dei grandi progetti come amministrazione che nei prossimi mesi, insomma, daremo ampio lustro e ampia conoscenza, perché ci stiamo ancora lavorando. Naturalmente per noi la priorità, ma poi ne parlerà meglio il vice sindaco, è non perdere neanche una partita fuori casa. Oggi sappiamo che non possiamo più giocare in deroga con la Delta Volley, avendo militando nella Serie A2, e quindi ci stiamo adoperando perché in qualche maniera venga ampliata la tribuna e così possiamo continuare a vederli giocare in casa, che per noi è sempre un grande onore. Vice sindaco Thomas Giacomo, buonasera. Buonasera a tutti. Abbiamo parlato col sindaco, grosse novità, e la prima novità è che interverrete sul palazzetto ampliandolo a 1000 posti, e quindi è già un progetto in atto. Certo, tra le tante urgenze che abbiamo dovuto affrontare appena insediati, una di queste è sicuramente l'adeguamento del palazzetto dello sport alla nuova categoria che Delta Volley andrà a affrontare, insomma. Quindi ci siamo presi l'impegno fin da subito di adeguare l'impianto sportivo a una capacità di 1000 posti a sedere.
Anticipiamo che tra l'altro farete anche degli interventi sulla cittadella dello sport, sai? Sì, abbiamo in progetto, ci siamo già attivati con un progetto preliminare sulla ultimazione di tutta la cittadella dello sport, partendo naturalmente dal palazzetto, dall'acquisizione della piscina, l'ultimazione del campo di calcio. In più andremo ad integrare la stessa con dei campi da paddle, una pista di pattinaggio e probabilmente anche uno spazio dedicato al tiro con l'arco. Tutte categorie che rientrano all'interno del CONI, proprio perché stiamo ragionando con il CONI, il credito sportivo, per finanziare completamente l'opera, che sarà realizzata sicuramente entro questi 5 anni, insomma. Allora, se il Portovilla Volley è in A2, è anche merito di questo signore qua. Si presenti, lei è il direttore sportivo? Sì, sono attualmente il direttore sportivo del Delta Volley Portoviro. Sono stato per 3 stagioni e mezza il tecnico di questa società, che è dalla B è arrivata in A2 e adesso sono dall'altra parte della barricata. Per me è un onore avere assunto questo incarico e ringrazio il presidente veronese per la fiducia e il direttore generale Gabriele Pavan, che fino a qualche settimana fa ha ricoperto questo ruolo e invece adesso ricopre il ruolo prestigioso di direttore generale. Che alchimia bisogna avere per riuscire ad amalgamare tutte queste anime e arrivare in A2 da Portovilla? Beh, in un ambiente come questo, cioè in un paese piccolino, una città piccolina di credo neanche 15.000 abitanti se non sbaglio, e fare quello che abbiamo fatto noi credo che sia stata un'impresa, perché ricordo che abbiamo dominato per 2 anni la 3, perché un campionato c'è stato tolto per il Covid, era praticamente vinto a 3 giornate dalla fine, e abbiamo anche disputato una storica finale di Coppa Italia, l'unica squadra di A3 che rimarrà nella storia, perché adesso la Coppa Italia si gioca solo tra squadre di A2 e solo tra squadre di A3. Quindi questo, io ne vado fiero di questo e ne va fiera tutta quanta la società.